Allora, ho lavato i capelli dopo aver fatto agire l'impacco con l'olio dei provenzali. Vabbè, quindi ho messo solo il balsamo e lo shampoo, non ho fatto la maschera perché già avevo fatto quella. Quindi adesso tolgo l'asciugamano. Prendo questo dei provenzali, l'olio di semi di lino, una spruzzata, se non troppo poi. Adesso faccio la riga e li pettino, visto che stasera devo uscire, così vengono meglio. Incomincio a pettinarlo cominciando da sotto. Pettinarli delicatamente, sennò. Ok, ora procedo all'asciugatura. Io uso Imetec Ion 77, questo, e l'asciugatura vedrete che la farò tutto il tempo tenendo il phon così, perché è l'unico modo per far venire i capelli lisci, lisci, belli lisci e piatti come li voglio io. Se no, se faccio, incomincio a fare in questo modo, i capelli non prendono una piega bella. E poi, un'altra cosa che vi volevo dire è che io ho un taglio pari, cioè qua non molto perché prima lo facevo scalato, ma già dalle ultime due volte ho cominciato a farlo pari e non scalato, neanche sfilato, perché ho scoperto che la scalatura e la sfilatura rovinano molto i capelli. In questo modo invece riesco a tenerli meglio, sia legati sia sciolti, la piega viene meglio e tutto. Vabbè. Ok, ho finito. Non sono asciutti al 100% perché sto morendo di caldo. E li ho pettinati un'altra volta. Qua sono un po' appiattiti perché l'olio mi sa che non si è tolto del tutto ed è andato un po' anche qua sopra, anche se l'ho messo solo sulle lunghezze, per questo. Ecco, vabbè, adesso si aggiustano man mano da soli, diciamo. Ok, li lascio così adesso e si aggiustano un po' da soli. E negli altri video mi avete visto che con i capelli mossi, che li ho fatti con i pigolini, mi piacciono di più, veramente, di così lisci, solo che li facevo sempre mossi, basta stasera li voglio fare lisci. E poi nel video quello là del vestito rosa, cioè vestito, la gonna e la magliettina rosa, li avevo fatti asciugare naturalmente quel giorno ed erano venuti in quel modo, quelli avevo pettinato ed erano venuti in quel modo. Vabbè, vi saluto. Ciao!